Davanti ai cancelli chiusi della metallurgica abruzzese, diversi lavoratori in rappresentanza delle tre sigle sindacali di categoria hanno voluto ricordare la figura di Tonino Fanesi, che ieri ha perso la vita nell'intento di riavviare il macchinario su cui lavorava. Sì, è una notizia che ha scioccato un po' tutti, in particolar modo la mia persona, perché lo conoscevo bene Fanesi, conoscevo bene Tonino, perché tra l'altro frequentavo il mio stesso stabilimento balneare. L'ultima volta ci siamo visti sabato, appunto, parlavamo di lavoro. Quello che è accaduto è aberrante, è una cosa che non dovrebbe mai accadere. Ricordiamo che negli ultimi 2 settimane ci sono stati già 2 incidenti, per fortuna non mortali, uno alla Sideralba e l'altro a Cellino proprio l'altro ieri. Quello che è accaduto qui nella metallurgica abruzzese è stato proprio veramente un fulmine a ciel sereno per tutti. Una comunità intera scioccata, la provincia di Teramo che non ricorda una cosa del genere dagli anni 80. La procura sta facendo ovviamente le indagini, macchinario sotto sequestro. Boccanera ci può spiegare, ovviamente, se può, il tipo di lavoro che svolgeva quell'apparecchiatura? Sì, da quello che abbiamo capito, Tonino stava in un reparto dove riavvolgeva il filo o lo plastificava, quello era sulla zincatura fili, dove tra l'altro Tonino veniva dalla Betafense, perché è un lavoratore che in passato lavorava alla Betafense, e appena la Betafense cominciò a scricchiolare, lui lasciò il suo posto di lavoro perché non avrebbe, mi disse personalmente, perché ci parlavo, non avrebbe potuto reggere il suo management familiare con 200 euro in meno. Quindi si è riconvertito in un'altra azienda che faceva lo stesso lavoro. E questa azienda lo prese subito, appunto perché Tonino era un bravissimo lavoratore. Sì, oggi siamo qui perché c'è un forte sentimento di rabbia. Ieri era la tristezza, lo sgomento, oggi è la rabbia perché dobbiamo piangere un altro lavoratore, un altro operaio, 49 anni, 3 figli, morto sul lavoro. Oggi moriamo, oggi nel 2022 si muore come 50 anni fa, contiamo 3 morti sul lavoro ogni giorno, questo è inaccettabile. La situazione che noi vediamo purtroppo nelle nostre fabbriche è quella di avere dei macchinari molto spesso obsoleti, non tutte. Ma la gran parte, purtroppo, continua a non investire sulla sicurezza, sui nuovi macchinari. Nuovi macchinari significa quei macchinari che ci sono, che riescono ad attivare dei sistemi di sicurezza per evitare appunto questi infortuni mortali. Bisogna investire in sicurezza non solo dentro le fabbriche, ed è importante, ma anche nelle scuole, nei percorsi scolastici, per far sì che tutti quei lavoratori che poi entreranno a lavorare negli stabilimenti sappiano quali sono i loro diritti e sappiano che cosa esigere in relazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con Gianluca Di Girolamo, venerdì ci sarà questo sciopero. Cosa chiedete? Beh, chiediamo uno sciopero generale di settore dei metalmeccanici, ma è uno sciopero generale per reclamare a gran voce in tutto il mondo del lavoro, non solo del metalmeccanico, questo problema che è un problema crescente e che nessuno se ne fa veramente carico, nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro e scongiurare queste morti, queste perdite di padri di famiglia che per guadagnare il proprio salario purtroppo a volte sono messi in alcune condizioni che a repentaglio la propria vita. Abbiamo una campagna elettorale anche in questo momento. Purtroppo la questione della sicurezza non è un'agenda di nessun partito e nessuna forza, e anche questo deve far riflettere che questo paese deve fare uno scatto avanti in termini di cultura, a partire dalle nuove generazioni, dalle scuole, che da lì nasceranno i nuovi lavoratori e i nuovi imprenditori, ponendo la sicurezza nel lavoro un cardine dell'Italia, non in questo senso, perché sicuramente in classifica avremo una maglia nera in questi termini.